Milano Pavia News, edizione Pavia di mercoledì 25 settembre. Buona serata, ben ritrovati. Andiamo subito a vedere i titoli del nostro sommario. Un quartiere che colleghi il centro città con il polo ospedaliero, e questa è l'idea dei proprietari della ex Necchia Pavia. Nel TG un viaggio nell'immensa area dismessa. È stato un consiglio caldo quello sul tema dell'aereo di Bertea Mortara. In aula maggioranza e opposizione si scontrano, fuori dal comune la protesta degli ambientalisti. Ha minacciato e poi aggredito un pensionato con un coccio di bottiglia per rubargli il portafoglio. Protagonista un 17enne nordafricano denunciato dai carabinieri di Voghera. A Pavia ha presentato il progetto Cittadino Salvavita. Grazie a un'app sul telefonino, i volontari in grado di praticare un massaggio cardiaco potranno soccorrere chi è in difficoltà. Una mostra è un'iniziativa benefica in memoria di un amico. A Broni il circolo fotografico Trepò ha organizzato una rassegna per ricordare il socio Alberto Ferrari. Questi dunque i titoli del nostro telegiornale. Potrebbero partire a breve i lavori all'interno dell'area ex Necchi a Pavia, al posto della più grande fabbrica da cucire d'Italia. Oggi c'è un'area dismessa in attesa di recupero. Il progetto della nuova proprietà è decisamente ambizioso. Il servizio di Mario Fortunato. Dopo lunghissimi anni di attesa, il progetto di recupero dell'area ex Necchi, una delle principali aree dismesse della città, qui alle nostre spalle, alle spalle della questura, potrebbe finalmente decollare. Intanto oggi siamo stati all'interno della zona non ancora bonificata per un sopralluogo. E questo è ciò che resta della più grande fabbrica di macchine da cucire del paese, di metà Novecento. Un vecchio scheletro di amianto dove la natura, nel giro degli ultimi 20 anni, si è lentamente ripresa i suoi spazi. 11 ettari che la nuova proprietà intende restituire a Pavia, trasformandoli metaforicamente in una macchina in grado di cucire il centro della città con il polo ospedaliero. Noi consideriamo questo come un luogo di cerniera. A noi piace, diciamo, assimilare quest'area, diciamo, a quella macchina da cucire, perché adesso dobbiamo cucire dei luoghi. Abbiamo da cucire la città, no? Mi hanno raccontato le sue torri, dei suoi monumenti, con i suoi residenti, con le sue attività economiche, a quelle che sono le eccellenze che stanno al di là di quella ferrovia, che sembrano tanto distanti, ma in realtà in linea d'aria stanno poco più di 500 metri. La nuova società vede la partecipazione al 50% tra Paolo Signorelli ed Heinz Peter Hager, che collaborano da anni in progetti di rigenerazione urbana, specializzandosi nel recupero di aree dismesse. Parto dal punto che Pavia noi lo vediamo in stretto collegamento con Milano e nell'ambito di questo concetto Milano Metropoli, quindi può diventare un luogo di grande qualità della vita, molto affascinante sia per vivere che per lavorare, per gente che comunque ha dei rapporti di affari o rapporti con Milano. Sulle tempistiche più o meno è ipotizzabile dare delle date? Sì, allora, per noi il tempo è essenziale e l'abbiamo anche già depositato in comune, perché solo se riusciamo a rispettare i tempi stretti riusciamo a fare l'operazione. Noi vorremmo nel giro di 2-3 anni arrivare al punto che possiamo iniziare con le opere infrastrutturali vere e nel frattempo già fare demolizioni, bonifiche eccetera, perché sappiamo che nei prossimi 5 anni qui deve già essere costruito qualcosa. Il recupero della Necchia è strategico, ha aggiunto il sindaco Fracassi, che ha sottolineato l'ottima sinergia da subito creatasi con i nuovi imprenditori che hanno acquisito l'area. È chiaro che la collaborazione di tutti gli enti diventa determinante per poter arrivare in tempi veloci alla realizzazione. Come avete visto, l'area è un'area di dimensione abbastanza importanti, per cui sarà un punto di riferimento per la città tutto, e quindi è su questo che noi vogliamo lavorare. Quando ho detto che ci siamo trovati immediatamente, perché per quanto riguarda le varie naturalmente impostazioni su cosa voler fare dentro e come fare le operazioni all'interno, sia per quanto riguarda il discorso architettonico, sia per quanto riguarda il discorso ambientale, sia per quanto riguarda il discorso paesaggistico e per quanto riguarda l'innovazione, ci siamo trovati immediatamente. E la storia della Necchi a Pavia affonda le sue radici a inizio Novecento. Noi nel prossimo servizio abbiamo voluto raccontare l'evoluzione dell'area nel tempo. Vediamo.
Viela Necchi, una storia che inizia con i primi del Novecento. Vittorio Necchi acquista infatti le aree a nord-ovest della città, creando nel giro di breve tempo la fabbrica di macchine da cucire più grande d'Italia. Ma la vera svolta arriva subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. La Necchi diventa infatti la macchina da cucire più imitata al mondo. Il primo modello a sfondare è questo, la Necchi Blu. Ma presto arriveranno la Supernova e la Mirella, vincitrice del Gran Premio della 11ª Triennale di Milano. Dopo la guerra i numeri sono da record, la fabbrica diventa la più grande d'Italia per la produzione di macchine da cucire. Vengono infatti prodotte 1000 macchine al giorno, con 4500 dipendenti e 10.000 negozi. La crisi arriva intorno agli anni 60, quando il declino del prodotto e la disponibilità di macchine concorrenti a prezzi più bassi mette in ginocchio l'azienda. La Necchi prova allora a diversificare producendo compressori per frigoriferi, ma l'attività non sfonda. Gli stabilimenti vengono dismessi definitivamente nel 2003. Si prospetta diverso invece il futuro dell'ex macello di Vigevano, un'altra area dismessa. Per i rappresentanti delle varie categorie produttive, l'ipotesi migliore sarebbe l'abbattimento. Paolo Barni. La soluzione migliore per l'ex macello di Vigevano è la demolizione. A questa conclusione sono giunti i rappresentanti delle categorie produttive dopo un sopralluogo nell'area di Piazza Volta. A prescindere dalle condizioni di degrado aggravatesi negli ultimi anni, il complesso apparirebbe inadeguato agli standard attuali di efficienza energetica e normativa antisismica. Oggi è una struttura che è antieconomica nel suo investimento per una riqualificazione o un recupero, stante anche le condizioni di mercato che ci sono in questo momento. Oggi riteniamo che in un'ottica di strutture di efficienza energetica e anche di efficienza sismica si debba ricercare, riducendo i volumi di edificato, demolire strutture che non hanno una valenza così importante a livello architettonico e trovare qualcosa da inserire che occupi meno volumi e che sia di alta efficienza. L'ex macello per le categorie produttive è un binario morto. In una città che ha molti altri contenitori di pregio assai maggiore, dall'ex tribunale al castello, un investimento qui non sarebbe redditizio. Meglio sarebbe pensare per quest'area, di dimensioni assai ampie perché si collega a un lascito adiacente, un futuro partendo da zero, senza tenere nulla di questo passato ormai fatiscente. Vedendo com'è, in che condizioni è il macello, secondo noi forse una delle prospettive migliori potrebbe essere quella dell'abbattimento di quest'area e valutare poi in seguito una progettualità che sia una progettualità vera e di sviluppo occupazionale, di sviluppo economico del territorio. Il comune proprietario del bene sta alla finestra e attende proposte. Una struttura come il macello merita comunque delle riflessioni ampie e le riflessioni è giusto che partano dalle categorie alle quali possono anche suggerire, lanciare idee, proposte anche forti, però è giusto partire da quelle. La cronaca, i carabinieri di Voghera hanno denunciato un 17enne per una rapina avvenuta nella stazione dei Pullman cittadina. Il giovane aveva minacciato un pensionato con un coccio di bottiglia e l'aveva poi derubato. Ormano Bidone. È stato identificato dopo nemmeno 12 ore il bandito che mercoledì mattina, armato di un coccio di bottiglia, ha aggredito un pensionato appena sceso dalla macchina all'interno dell'autoporto di Voghera. Si tratta di un 17enne italiano di origini magrebine, già noto nonostante la giovanissima età alle forze dell'ordine per diversi altri episodi di furti e borseggi. Il giovane è stato raggiunto nel pomeriggio dai carabinieri al comando del maggiore Giuseppe Pinto, che dopo la denuncia dell'anziano hanno subito avviato le indagini. Il fatto è accaduto alle prime ore del mattino. Secondo quanto ha riferito la vittima ai carabinieri, il giovane, dopo averlo avvicinato, lo avrebbe minacciato esibendo una bottiglia di vetro spezzata. Dammi il portafoglio, finisce male, avrebbe detto. L'anziano però non ha ceduto e il 17enne lo ha aggredito ed ha ingacciato una colluttazione al termine della quale è riuscito ad impossessarsi del portafogli che conteneva soldi, carte di credito e documenti. L'accurata descrizione del giovane da parte della vittima e l'osservazione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza da parte dei carabinieri hanno poi permesso di risalire in poche ore all'identità del giovane, che è stato denunciato a piede libero al Tribunale dei Minori di Milano per rapina aggravata dal fatto che era stata commessa con un oggetto atto ad offendere e ai danni di un anziano. Parliamo d'altro, ci spostiamo a Martar, dove è andato in scena un consiglio piuttosto agitato sul caso dell'Aere di Bertè. Fuori dal comune è stato organizzato anche un presidio di protesta di PD e associazioni ambientaliste. Vediamo.
Finisce così l'arroventato consiglio comunale di Mortara sulla questione Re di Bertè. La serata era iniziata con i manifestanti fuori dal municipio, presidio di PD e associazioni ambientaliste per contestare il fatto che il comune di Mortara, dopo l'incendio alla Bertè, abbia affidato il servizio di gestione della piazzola ecologica e di ritiro ingombranti in città a una ditta, la Ecodelfi, che secondo i manifestanti è collegata alla famiglia Bertè. Questo è il motivo dell'acceso dibattito in aula, che per la verità era iniziato già con la discussione del bilancio consolidato. Qui si era parlato del fatto che la Bertè, prima dell'incendio, non avesse pagato le tasse comunali per anni e ciò nonostante continuava ad avere appalti dal comune. Guardate, il comune non avrebbe potuto dare gli appalti, ma questo è un altro discorso. L'assessore al bilancio Margherita Baletti ha precisato che i tempi tecnici non permettevano di aprire un contenzioso con la Bertè, perché gli avvisi di mancato pagamento, seppur riferiti a diversi anni prima, erano partiti solo nel 2017. Le tasse che sono state richieste sì nel 2012, ma sono tutti conteggi che vengono richiesti successivamente e inviati per la prima volta nel 2017. C'è da dire che lavora per il comune, eccetera, eccetera, e non si produce il contenzioso, insomma, non arrabbiamoci sul vento, per favore. Poi è stato il turno dell'interrogazione del consigliere del PD Marco Barbieri, che ha chiesto conto sull'appalto della piazzola ecologica e ritiro ingombranti affidato alla Ecodelfi all'indomani dell'incendio della Bertè e poi prorogato più volte. Oggi la Ecodelfi però si occupa solo della guardiania della piazzola ecologica. Secondo Barbieri, Ecodelfi è strettamente legata alla Bertè. Una società strettamente connessa a quella precedente. A quella precedente sappiamo che cosa è successo. La risposta del sindaco e del segretario generale è che si è fatto un regolare bando vinto dalla Ecodelfi e che le connessioni con la Bertè di cui parla Barbieri non sono per legge un motivo valido per escludere l'azienda. Era stata evitata anche altre ditte, naturalmente, no? Che però erano tutte evitate ed era quella che comunque rispondeva a quello che avevamo dato. In caso non vale sempre lui? No, ci sono le misure cautelari. Ecodelfi c'entra con le libertà, perché se andiamo nelle scatole cinesi delle varie società troviamo un pegno. E non c'è scritto nulla. Quando fa una gara e una ditta vince, se non lo dice l'autorità giudiziaria, se non lo dice così, se pratica il prezzo più basso, quella ditta deve lavorare. Punto. Abbiamo noi le tante. Secondo il segretario comunale, al contrario, decidere di escludere Ecodelfi senza motivazioni legali avrebbe portato di fatto a decidere la gara travalicando la legge. Lei sta dicendo che il sindaco deve dire a un dirigente e se siamo alla politica. Voghera si prepara alle elezioni comunali del 2020. Il Movimento 5 Stelle ha già individuato il suo candidato. Si tratta di Antonio Marfi, ma anche gli altri partiti sono al lavoro per il dopo Barbieri. Sentiamo. Sarà Antonio Marfi il candidato del Movimento 5 Stelle a Voghera per le elezioni che si terranno la prossima primavera. L'assemblea degli iscritti, coordinata da Caterina Grimaldi con la presenza del deputato Romaniello, ha indicato nell'ex consigliere comunale ed attivista la figura che dovrà correre fra circa 6 mesi alla sfida per il governo della città iriense. Anche se gli incontri e le discussioni stanno ormai entrando nel vivo in tutti i principali partiti o movimenti, per il resto in città la situazione appare piuttosto ingarbugliata. Dopo 2 mandati l'attuale sindaco Carlo Barbieri non potrà ricandidarsi se non in veste di semplice consigliere e resta più di un punto interrogativo sulla possibilità di un'alleanza fra Lega e Forza Italia, e dentro il partito ci sarebbe anche chi non disdegnerebbe un accordo con il PD. Il gruppo dell'ex sindaco Aurelio Toriani sarebbe invece pronto a chiedere un incontro con il commissario provinciale Alessandro Cattaneo per iniziare a delineare un percorso chiaro che porti alle prossime elezioni. Il grande interrogativo riguarda ancora una volta la Lega, che stando ai risultati delle ultime consultazioni nazionali e soprattutto europee godrebbe in città di un ampio consenso. Anche sul fronte opposto, nel centro-sinistra, la situazione appare ad oggi tutt'altro che chiara, con l'ex sfidante di Barbieri, Pierezio Ghezzi, che sarebbe pronto a chiedere le primarie, mentre altre componenti interne al partito vedrebbero in Ilaria Balduzzi il candidato ideale.
Voltiamo pagina, un'app che trasforma i cittadini in soccorritori, si chiama Cittadino Salvavita, il progetto lanciato da Reu per accelerare i soccorsi in caso di un arresto cardiaco. Vediamo il servizio. L'app avvisa tutti i cittadini nelle vicinanze che hanno frequentato un corso di rianimazione cardiopolmonare riconosciuto della presenza di un'emergenza, in modo da far attivare i primi interventi in attesa dell'arrivo di un'ambulanza. Si chiama Cittadini Salvavita, il progetto realizzato da Areu, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e dal 118 di Pavia, in collaborazione con le associazioni Pavia nel Cuore Onlus, Robbio nel Cuore e Croce Azzurra Robbiese. L'iniziativa, pensata per soccorrere in tempi rapidissimi le persone colpite da arresto cardiaco, vuole anche promuovere diffondere i sentimenti di mutua assistenza fra i cittadini e contribuire quindi al rafforzamento del senso di comunità e di solidarietà. Funzionerà in modo tale da poter avere a disposizione, quando ci sono dei tempi lunghi per l'intervento dell'ambulanza che è a bordo un defibrillatore, per avere a disposizione dei cittadini che appunto volontariamente si rendono disponibili per intervenire immediatamente sul luogo dell'evento. L'evento è un arresto cardiocircolatorio e quindi iniziare con le manovre salvavita, appunto cittadini salvavita, e cioè il massaggio cardiaco esterno, prima che arrivi l'equipaggio dell'ambulanza, che è dotato di defibrillatore e comunque è in grado di fare la rianimazione cardiopolmonare con tutti i dispositivi utili e necessari. Pavia nel Cuore è stata la promotrice di questo progetto e ci crede tantissimo, per cui la sfida adesso, dopo essere riusciti a realizzare questo progetto che consiste in un'app che allerta i cittadini, è proprio quello di far iscrivere i cittadini a questa rete volontaria in cui si mettono a disposizione della cittadinanza per salvare un'altra vita. Noi formiamo ogni anno migliaia di persone, continueremo a farlo, non ci siamo solo noi, l'importante è fare un corso BLSD in uno dei centri di formazione riconosciuti da Regione Lombardia, tantissime associazioni sul territorio lo fanno, e poi iscriversi alla rete, scaricare l'app che si chiama Safety Go, disponibile sia per Android sia per iOS, e poi rendersi disponibile. Noi crediamo che questa applicazione permetterà di salvare molte vite, come già in realtà in diversi stati d'Europa e del mondo, e quindi essere riusciti come Pavia nel Cuore insieme a Robbio nel Cuore, Croce Azzurra Robbiese, una famiglia per il cuore, a mettere in atto anche questa rete nella provincia di Pavia ci rende davvero orgogliosi. Parte venerdì il Festival Trasformazioni di Vigevano, giunto alla sua terza edizione. Sono una trentina gli eventi in programma per una rassegna che racconta i cambiamenti della società. Paolo Barni. 37 eventi in 10 giorni, dal 27 settembre al 6 ottobre, è il Festival Trasformazioni di Vigevano, giunto alla sua terza edizione. Dibattiti e tavole rotonde per cercare di raccontare la società che cambia. Apertura affidata venerdì sera a San Dionigi al sondaggista Nando Pagnoncelli, chiusura il 6 ottobre, sempre a San Dionigi, con le buone notizie sul futuro dell'ex direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli. In mezzo tanti incontri in svariate location per parlare di società, lavoro, clima, famiglia, sport, urbanistica e altro, ognuno dei quali organizzato da una singola realtà vigevanese che ha deciso, con ospiti locali e da fuori città, di approfondire i temi che ha giudicato più significativi. E la città che è tutta, che ha partecipato a fare, diciamo, a mettere in piedi, organizzare questo festival. Ricordo che noi siamo partiti un po' di mesi fa con un comitato organizzatore formato da associazioni culturali, ma anche dalla scuola, no? Cito il liceo, cito il casale, ma anche le associazioni di categorie. Ecco, secondo me questo è un fatto importante, perché è la città che partecipa per cercare di fare le cose, far vedere le cose buone che ci sono e vedere un pochettino anche quello che si può fare per il futuro. Il circolo fotografico Oltrepò ricorda la figura di Alberto Ferrari con una mostra. Ferrari era un socio del circolo e i suoi colleghi hanno organizzato una rassegna dedicata alle sue passioni. Vediamo. Una mostra e un'iniziativa benefica per ricordare Alberto Ferrari, ottico e fotoamatore di Broni, tragicamente scomparso nell'estate del 2017 a soli 39 anni. L'ha organizzata per il secondo anno consecutivo il Circolo Fotografico Oltrepò, di cui il tecnico era socio e che ha deciso di allestire nel negozio di Via Emilia, in cui Alberto aveva iniziato la sua professione una decina d'anni fa, una mostra in cui gli autori Paolo Mazzocchi e Angelo Smeraldi hanno interpretato i temi
più cari alla sua famiglia, quello dell'ottica appunto e quello della pesca, sport di cui il negozio al Civico 166 è stato un punto di riferimento per decenni per moltissimi appassionati della zona. Questa iniziativa perché lo vogliamo sempre ricordare, e tutti gli anni ci impegniamo con il nostro impegno dei soci a creare immagini nuove, insomma, il ricordo non deve mai mancare. Ecco, questa è stata una persona molto importante per me e per tutti noi dei soci. Dobbiamo ringraziare prima di tutto due nostri soci che hanno voluto metterci un impegno enorme lavorando sulle ottiche, i modelli degli occhiali, tutto quello che era il suo lavoro che portava avanti con tanta passione. La mostra ha fatto da traino anche ad un'altra iniziativa di carattere benefico che i Lion Club italiani portano avanti da ben 16 anni e dedicata alla raccolta di occhiali usati. In tutti questi anni gli occhiali raccolti sono stati più di 3 milioni, grazie ai quali oltre 1,5 milioni di persone in stato di necessità hanno potuto riacquistare la vista. L'iniziativa è stata voluta perché abbiamo pensato con le ottiche, gli occhiali, ci ricordavamo che il Lions Club aveva fatto questa raccolta di occhiali, l'abbiamo chiesto e in ogni caso ci siamo messi in atto, come dire, di creare questa raccolta benefica che diamo la possibilità a persone che non hanno la vista e con questi occhiali, insomma, gli diamo una mano, insomma, ecco. È tutto per questa edizione, come sempre grazie per averci seguito, un buon proseguimento di serata a tutti.